Salve a tutti e benvenuti in questo video particolare, questo video discorsivo di ragionamento su dei movimenti che si stanno sempre più allargando nell'ambito del culturismo, del bodybuilding internazionale a livello proprio agonistico. E qualcuno di voi l'ha già capito dall'immagine del video, sto parlando sia in partenza di quella federazione, di quella, diciamo, sottoclasse IFBB Natural, che anche lì ci può stare benissimo fare una federazione in ambito IFBB, fare un circuito esclusivamente posto a far gareggiare atleti natural o presunti tali. Sapete che lì c'è un nebbione tra chi è vero, chi è falso, chi sa come gestire, chi no, chi è raccomandato e chi no, come in tutti gli sport di alto livello e non solo, compreso il calcio, il vostro amato calcio, il vostro amato, magari chi ascolta no, però di solito l'italiano medio sbava di fronte allo sport più sopravvalutato del mondo, ma non ci perdiamo in queste cose. E ora è giunta la notizia di questa tsunami pro natural qualifier che si terrà in Francia a novembre, si tiene in Francia a novembre, e che permetterà ad alcuni partecipanti di qualificarsi con la Pro Card, di ottenere la Pro Card e di accedere al Mister Olimpia, ma non il Mister Olimpia che si è fatto da qualche tempo a questa parte a Las Vegas dedicato al Natural, no, al Mister Olimpia di tutti quanti gli altri, come se fosse un Open qualsiasi, che ovviamente è una preparazione complessa, complessa, eccetera, e poi magari arriva a poter tentare di fare qualcosa dall'altra parte dell'oceano, qualcosa che è internazionalmente all'apice. Ragioniamoci un attimo, se fosse stato se fosse stata un'idea per creare un ambiente ancora più sigillato e protetto per chi, protetto tra virgolette, per chi fa una scelta differente, anche se fa parte dello stesso mondo, universo, micromondo del culturismo, ci poteva stare, natural con natural, enhanced con enhanced. Ma io dico, come fate a vedere qualcosa di positivo nel veder gareggiare un natural, per quanto dotato possa essere, perché tutti i campioni che hanno una ottimale capacità competitiva sono comunque dotati già geneticamente di questa capacità competitiva, che viene semplicemente, lo ripeto per la miliardesima volta, esaltata dalla farmacologia nel caso. Vabbè, questi, per quanto siano fenomeni nello sfruttare la fisiologia che gli ha dato la natura, possono poi essere veramente competitivi e sperare di fare comunque qualcosa di nettamente sensibile e significativo in un contest dove trovi, perlomeno, per una buona percentuale, anzi la maggioranza, enhanced egregi come sviluppo e qualità, sebbene ci siano chi è meglio che peggio. Ora nella copertina ci sono due esempi di due campioni del Men's Physique a livello mondiale. Uno è appunto natural e l'altro è enhanced. E già tra campioni si vede la differenza, per quanto quello natural uno può avere dei dubbi che lo sia, vabbè, lasciamo perdere. No, questo non mi interessa. Mi interessa proprio il significato di questa cosa, che non ha nessun'altra traduzione nello specifico pratico se non quella di tirar soldi, perché non c'è altra spiegazione. Qui qualcuno ha fantasticato, per amor di soldi dello sponsor che lo foraggia, che questo sia un modo per appianare i dissensi fra il natural e l'enhanced e fargli vedere, fargli capire che fanno parte dello stesso mondo e fraternalmente concorreranno e competiranno tra loro, competeranno tra loro in modo fraterno e amichevole. Ma dove stiamo? No, ma che cazzo stiamo dicendo, ragazzi? Cioè, questa illogica, in questo illogico ragionamento dettato esplicitamente e chiaramente dal guadagno che viene dallo sponsor è ridicolo. La differenza in senso macro ci sarà sempre. Vivono nello stesso mondo, fanno la stessa cosa, ma praticano cose differenti. A un gruppo, il natural, si ferma a un certo punto, gli enhanced cercano di superare quel punto. Esaltano quel punto di arrivo che sarebbe il limite fisiologico dell'individuo e comunque, sebbene fratelli nella ghisa, possiamo dirlo se vogliamo essere smielosi, non lo sono per le scelte. E
farli gareggiare insieme è una ridicolata che anzi esacerberà gli scontri. Faranno magari vincere uno che presenterà una come natural per far sì che l'immagine del bodybuilding sia in qualche modo riqualificata sulle balle e di conseguenza attirare qualcun altro nel circolo del culturismo, qualcun altro che poi, se dotato, si renderà conto che però dovrà prendere certe strade per essere realmente competitivo, anche se dovrà essere furbo e dovrà fare il lecchino dove conviene farlo e di conseguenza tutto rimarrà come prima. Nulla di diverso. Cambiare tutto per non cambiare niente. La gattopardiana formula funziona anche in questo. E questo ragionamento, tanto semplice, dovrebbe entrare nella testa di tutti. Perché se uno mi viene a dire che questa cosa è positiva, si vede che o è completamente rincoglionito, oggettivamente parlando, o c'è qualcosa sotto, a livello di spinta di marketing. Aspetta, com'è che si chiama? Ah, Tsunami Natural Pro Qualifier. Sì, ecco, già. E tanto questo basta per farsi qualche domanda logica e gridare tutti insieme: ma che cazzo state a fare? Non c'è nessuna logica, nessuna. Siamo arrivati alla privazione totale della logica applicata al mondo reale. E di conseguenza queste cose sono malattie della mente, le malattie della mente non portano mai a niente di buono. Sono anche le più difficili da curare. Quindi, partendo anche da quella specie di buffonata, quella buffonata estrema di cui ho parlato in un post che poi ha generato quei dibattiti inutili, dei soliti politically correct, dell'oh, se lei, se lui, se lui, lei, pensali, senza andare a ragionare veramente sul problema, sul marchettarismo e sulla strumentalizzazione. Sull'illogicità di una cosa rispetto al contesto dove viene applicata. Queste cose o sei filosoficamente preparato per ragionare su una cosa o non lo sei. Però questo mi sembra abbastanza semplice. Ok, gli FBB Network, anche lì c'è dati su del marchettarismo che è mica da ridere. Ma no. Fai accedere al Mister Olympia un Natural, a parte che poteva accenderci benissimo prima, se era così folle da andare a fare una figura di merda, ma comunque. Per quanto dotato possa essere, se veramente natural, ovviamente. Sì, che ci sono natural che sono spettacolari, devo dire, per forza, saranno ancora più spettacolari. Sono quelli che poi, guarda caso, diventano dei fenomeni da pezzi, da uso con uso di pezzi, da innanzi, è ovvio. Cioè, ragazzi miei, in un modo o nell'altro, a meno che non ti sia allenato di merda prima e poi ti alleni bene perché hai questo effetto di convincimento che questo sia un modo vero per raggiungere gli obiettivi, allora ti impegnerai di più. Ci sono tutte le variabili psicologiche possibili, ma parliamoci chiaro: è una buffonata. È una buffonata, né più né meno che una buffonata. Ci vediamo la prossima volta.